un minimo di legalità in questo paese. Grazie. La ringrazio, non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione sul 10.21, l'orefice di vita ed altri. Pareri contrari. Ci siamo? Meloni Marco. Qualcun altro non riesce a votare? Bene. Meloni ha votato, dichiaro chiusa la votazione. 94 favorevoli, 244 contrari, la Camera respinge. 10.22 l'orefice, parere di vita. Sì, Presidente, è bizzarro il fatto che in questo articolo non viene preso completamente l'argomento di una cattiva gestione di questa fondazione. Quindi se la fondazione è privata e viene gestita male e fallisce, è successo, può dispiacere tutto quanto, ma se è una fondazione privata con finalità pubbliche, è finanziata con 1 milione di euro pubblici e deve anche relazionare la propria attività alle Camere, come mai il governo non ha pensato alle conseguenze di una cattiva gestione di questa fondazione? E quindi noi abbiamo presentato un emendamento, il appunto 1022, che disciplina lo scioglimento della fondazione prevedendo che il patrimonio sia trasferito al Ministero del Lavoro per le finalità della medesima legge. Lo scioglimento è disposto qualora dalla relazione annuale da rendere alle Camere o da altre informazioni o atti emergano gravi insufficienze o irregolarità nella gestione anche di carattere penale. Non vorrei qui risvegliare Forza Italia, scusate per il penale, o qualora il bilancio della Fondazione risulti in disavanzo per 2 anni consecutivi. Si prevede che in caso di scioglimento rimane la responsabilità anche patrimoniale degli amministratori. In questo modo, quando Vincenzo Manes sarà il presidente di questa Fondazione, qualora le cose dovessero andare male, visto che comunque parte dei finanziamenti saranno pubblici, almeno la responsabilità patrimoniale resterà nelle mani degli amministratori. Grazie. La ringrazio, non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. 10.22 l'orefice. Pareri contrari, Commissione e Governo. Ci siamo? Sembra di sì. No. Giuliani. Qualcun altro non riesce a votare per caso? No? Bene. Giuliani sta votando, ha votato, dichiaro chiusa la votazione. 90 favorevoli, 243 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 10, il collega Palmieri ha chiesto di intervenire. Prego.